Allora, innanzitutto stiamo parlando con Sergio Müller, Creative and Planning Director di Atomi. Perfetto, senti, il tema è quello della creatività. Ti vorrei chiedere, secondo te, oggi che cos'è la creatività applicata ovviamente alla comunicazione in senso lato? Ma è sempre la stessa cosa. Trovare nuove soluzioni a cose che conosciamo già. Prendere quello che è la nostra cultura e utilizzarla per comunicare dei concetti con le persone al giorno d'oggi. Perfetto, ma secondo te la creatività è un talento innato? Oppure può essere anche eventualmente, ci può essere qualcosa di innato, ma poi può essere anche aiutato utilizzando un metodo, aiutato con il processo formativo di un certo tipo? Cioè le scuole possono aiutare a essere dei bravi creativi o no? Se manca... Secondo me le scuole possono aiutare a essere dei bravi professionisti. Okay. Le persone che ho visto eccellere a livello professionale dimostravano già qualcosa fin da bambini, fin da adolescenti. Quindi un'attitudine innata. Iniziare questa carriera pensando che a scuola si possa imparare tutto, direi no. Si può diventare dei mestieranti dignitosi, ma probabilmente un po' di talento o di attitudine bisogna avere. Che poi venga da un'educazione che si riceve dalla famiglia. Da un'apertura, da qualsiasi altra cosa. Da un punto di vista formativo le scuole in Italia sono all'avanguardia, cioè formano veramente, aiutano a conoscere bene, soprattutto nel tuo settore, a conoscere e a mettere in pratica e utilizzare bene la tecnologia, o manca ancora qualcosa? Dal punto di vista tecnologico forse manca un po' di formazione da parte dei professionisti tecnologici. C'è un altissimo livello dal punto di vista di creatività, diciamo pure di comunicazione. Certo. I ragazzi degli ultimi anni di corsi che si fanno notare continuamente ai festival internazionali escono con dei prodotti veramente di altissima qualità, anche rispetto a quello che ho fatto io stesso quando ho fatto i miei corsi di advertising. Quello che manca un pochino, e probabilmente anche difficile da inserire, sono delle esperienze sul campo, perché di che si impara, e quindi è giusto fare un periodo in agenzia di formazione anche dopo la scuola, che permetta di conoscere bene quali sono i limiti, quali sono i limiti e imparare a superarli. Muoversi, andare all'estero, fare un'esperienza all'estero. Per chi ha la possibilità di farlo, sì, in assoluto. Noti che per chi ha voglia e entusiasmo e va all'estero, poi c'è una tendenza anche a rimanere all'estero, oppure c'è la speranza che almeno in questo settore nostro della comunicazione si rientra un po' in Italia? In alcuni paesi c'è più mercato, nel senso le persone vengono pagate di più, i budget a disposizione dell'area dell'Italia sono più grossi, quindi c'è anche più richiesta da parte delle agenzie. Quello che stiamo vedendo noi nell'ultimo anno, soprattutto e marcatamente negli ultimi 6 mesi, è che tante aziende stanno cominciando a rendersi conto che è giusto investire il giusto budget, dare il giusto peso economico, e che possono diventare delle attività di traino. Quello che stiamo vedendo adesso sono attività digitali che poi utilizzano i mezzi tradizionali come supporto. Attraverso i mezzi digitali noi possiamo comunicare con costi bassissimi. Ovviamente il grosso lavoro è quello di apertura dei canali di comunicazione ed è il lavoro costante nel tenerli aperti in modo interessante. È in ogni caso un tipo di investimento economico più basso rispetto agli investimenti miliardari, per dire, della televisione. Ma che si può valere della televisione, della stampa e dei mezzi di massa per portare una massa critica velocemente su quello che poi diventa il nostro canale di relazione. Creatività ai giovani. Mi viene in mente, perché nei canali tradizionali, televisione piuttosto che stampa, rimane ancora la voglia di lavorare con figure anche di una certa età. I giovani, secondo me, hanno più possibilità di muoversi nel settore internet. Se io guardo in America, comunque figure anche importanti possono avere anche tranquillamente 20-25 anni e portare buoni prodotti creativamente alti. In Italia, da noi, secondo te, i giovani sono visti bene dalle aziende oggi? Sta un po' cambiando o c'è ancora
l'idea che sono inesperti. Non so ti faccio solo un esempio di un lavoro che ha vinto una special star, forse anche un premio l'anno scorso, una star, ha vinto un premio allo Young Mix, il nostro prodotto che si chiama Swanbit, che nasce da un'idea di una ragazza neolaureata di 23 anni, che ha studiato un certo concetto sociologico durante i suoi corsi e ha trovato un habitat tecnologico interessante per poterlo sviluppare. Quindi il talento è svincolato dalla realtà e anzi un certo tipo di attitudine probabilmente si trova più nei giovani che non negli anziani come noi. Quello che possiamo fare noi è indirizzare i ragazzi e fornire il supporto necessario e correggendo entusiasmi che magari porterebbero a poco, invece cercare di indirizzare queste idee verso un risultato. Risultati. Perfetto, ti ringrazio. Grazie.